Ciao a tutti, popolo del tubo, buongiorno, buonanotte, non lo so perché è strano che escano video alle 3 del mattino sul mio canale, ma dobbiamo essere in orario con il Tokyo Game Show. Quindi a Tokyo sono credo le 10 di mattina, da noi sono le 3 ed è appena uscito, appena stato mostrato al mondo il trailer e della nuova mappa asiatica. Quindi finalmente abbiamo questa mappa che, ve lo dico subito, mi piace molto di più di quella americana. Io, chi mi segue lo sa, è una vita che sogno la mappa asiatica, è una vita che voglio questa ambientazione. Avrei preferito più Giappone, però alla fine, ragazzi, sembra una mappa della periferia giapponese, dai, tutto sommato si può chiudere un occhio, anche se sappiamo che non è Giappone, è sud-est asiatico, però raga, ci si avvicina parecchio. Quindi prima di cominciare vi ricordo sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina. Inoltre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social, la mia piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis aiutando e sostenendo il mio canale e quello che faccio. E ultimo ma non meno importante, il link della mia affiliazione Giants per avere anteprime come questa, per avere sempre più materiale e per raggiungere la partner oro. Come fare? Se siete da PC e volete comprare la copia digitale, perché la partner vale solo con la copia digitale, potete preordinare dai miei link qua sotto, Farming 25, oppure inserendo, quando vi viene richiesto, il codice partner RobbyMel. Tutto in grande, tutto attaccato senza 81. Ma adesso, ragazzi, andiamo prima a vederci insieme il trailer. Ovviamente metterò pausa, commenteremo perché io l'ho già visto, quindi non è una reaction. Andiamo a vedere il trailer, lo analizziamo e poi vediamo, leggiamo il vlog e vediamo le foto come questa in alta risoluzione, gli screenshot, insomma. Allora, come al solito, ragazzi, ho tolto l'audio, sempre meglio toglie l'audio per motivi di copyright e poi mi sentite anche meglio. Allora, andiamo. E qui abbiamo la prima stupenda immagine. Già da questo frame io rimango meravigliato. A parte, vabbè, la bellissima Class Evion qua che trebbia, però, ragazzi, vediamo già l'ambientazione, le lanterne. Queste sono tipo lanterne... le lanterne cinesi sono quelle che vanno su per aria. Vabbè, comunque, guardate le lanterne in pieno stile asiatico, le case in stile asiatico, ma soprattutto vediamo già l'Apetto Piaggio, ragazzi. Piaggio, quindi nuovo brand di Farming Simulator 25. A questo punto, oltre che questo bellissimo apetto, se qualche modder farà proprio l'apetto quello più grande, potrà finire anche su console. Mamma mia, che spettacolo. Quindi già il primo screenshot già mi ha convinto. Però andiamo avanti, vedremo l'apetto piaggio per tutto il trailer. Eccolo qua il nostro bellissimo apetto, qui vediamo i ciliegi in fiore bellissimi. Questa è la zona portuale della mappa, quindi ci saranno più zone. Questa è la zona più rurale. Ragazzi, non è facile per me dire rurale, perché ho la R moscia e dovete apprezzarlo che l'ho detto, con tutti questi edifici. E poi qua invece siamo proprio nel cuore della cittadina. Vedete, con gli seghi, questo probabilmente sarà la texture del riso, questa chiara così. E guardate che bello il centro cittadino, guardate che vicoli, mamma mia che spettacolo. Per chi ama l'Oriente, il Giappone, anche, ripeto, se non è Giappone, comunque queste ambientazioni sono uno spettacolo, così come è lo spettacolo, insomma, l'apetto. Guardate che spettacolo, mamma mia, non ho parole. Qua vediamo quella che mi sembra una trincia in tutto e per tutto della Bednar, vedete la trincia, diciamo, a forma triangolare. E qua vediamo, se andiamo indietro un frammentino, vediamo il Kubota. Quindi sapevamo già che c'era il Kubota di default, però questo ce lo conferma. Quindi c'è questa trincia della Bednar, eccola qua. Vediamo passare anche il treno, eravamo concentrati sulla trincia, non abbiamo visto il treno. Ecco qua il treno, quindi ci sarà il treno anche nella mappa
asiatica. Poi andando avanti qua vediamo un altro scorcio di questa bellissima zona con tutte le pagode qua, insomma, chiamatele come vi pare, questo stile orientale che a me fa impazzire, ancora all'aperto. E qua ci viene mostrato praticamente questo, da notare la betoniera che passa dietro, a cosa serve questo pezzo di trailer? A confermarci che ci sarà anche un succo del DLC Premium, quindi a confermarci che ci saranno carote, barbabietole, pastinaca, inoltre ci saranno anche le raccoglitrici della The Wolf. E qua vediamo quella trainata, probabilmente ci sarà anche quella più grande, insomma, quella semovente. Guardate qua che bella la The Wolf, tirata, trainata da un John Deere. Adesso ne vediamo anche il modello. Questa è barbabietola rossa, come vedete. The Wolf che raccoglie la barbabietola rossa. Il John Deere è il 6R, in questo caso 175. Poi si passa alle risaie. Qui c'è appunto questa pompa dell'acqua che verrà posizionata nel momento in cui noi creeremo le risaie, perché le risaie le dovremmo creare noi, perlomeno quelle per seminare, per piantare le piantine. Poi ci sarà anche il riso, quello da asciutto. Qui parliamo del riso, quello a piantina, che ha bisogno di essere seminato. Qui vediamo di nuovo la Iseki per piantare. Eccola qua. E qua invece vediamo la Komatsu che taglia gli alberi, quindi ci sarà anche, con queste immagini ci fanno capire che ci sarà anche un succo della Platinum, ok? Quindi ci saranno le varie cose che abbiamo visto nella Platinum. Qua si taglia. Qua c'è la segheria. Questa è la parte di silvicoltura della mappa. Qui abbiamo la parte del faro, quindi quella portuale. Guardate che spettacolo. E qua abbiamo le risaie in trebbiatura. Vedete, con l'Aiseki laggiù in fondo. Qui c'è anche un bellissimo frammento dell'interno dell'Aiseki. Guardate che spettacolo. E qui possiamo vedere tutta l'animazione della raccolta. Vedete il riso che entra lateralmente. Molto 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 bello tutto il processo. Qua vediamo un altro scorcio di paese. Non so se avete notato che non ci sono NPC, cioè non ci sono i personaggi che camminano. Secondo me, sia perché questa è una versione ancora beta del gioco, cioè noi stiamo vedendo non il gioco completo, sia secondo me perché vogliono lasciarci qualche sorpresa. Perché io mi auguro che almeno in questo capitolo abbiano differenziato i personaggi, e quindi magari in Asia ci sono i personaggi con gli occhi a mandorla e in America ci sono i personaggi senza occhi a mandorla, ecco, magari per dirvi una, cioè che abbiano comunque differenziato l'etnia delle persone, che non siano sempre gli stessi di default che camminano per le strade. Staremo a vedere, però fatto sta che qua non ci vengono mostrati personaggi che camminano. Vedete, le città sono praticamente vuote, non ci sono i personaggi. Qua è un'altra bellissima zona, non so se questi sono dei templi, sono delle parti un po' sacre. Qua torniamo sulla bellissima Class Evion 450 che sta trebbiando il riso, quello credo che sia riso, no, non è riso, forse è avena, forse questa è avena, a vederla mi pare avena. Vabbè, comunque la Evion che sta trebbiando. Qui vediamo finalmente una stalla giapponese e quindi abbiamo la conferma che comunque le stalle saranno differenziate. Vediamo appunto il Kubota R640 con la Benna Albut con sopra quello che è insilato. Guardate bene il marrone di questa roba qua, perché secondo me questa non è razione mista ma è insilato. Vedete che è marrone scuro, lui entra in stalla e la butta, però vedete che la razione mista è questa qua, è molto più chiara. Ormai l'avevamo già visto negli scorsi video che è cambiato il colore della razione mista, è un pochino più chiara, mentre quello che lui sta buttando giù è insilato. Qua vediamo meglio poi la stalla in stile asiatico. Questa sarà una stalla da una ventina di vacche. Ma poi abbiamo la conferma di quello che io vi dicevo. Vi avevo detto un po' di tempo fa che uno sviluppatore si era lasciato sfuggire che c'erano le capre. E io ho detto probabilmente l'ha detto troppo presto. E così è stato. Infatti le capre vengono
mostrate per la prima volta ufficialmente qua. Eccole qua le capre, quindi ufficiali anche le capre come nuovo animale. Qua ci fanno vedere tutti i vari animali. Qui abbiamo un altro scorcio della bellissima città con tutti i grattacieli eccetera eccetera. Da notare sempre che nelle strade mancano i pedoni. Vedete, qua si vede proprio bene come i pedoni sono stati tolti, secondo me, volutamente. E poi finisce qua il trailer, ovviamente 12 novembre, preordina adesso. E qui passiamo al blog sulla mappa, dove viene mostrato anche il nome. La mappa si chiamerà Hutan Pantai, quindi il nuovo nome della mappa asiatica, il nome della mappa asiatica, Hutan Pantai, Welcome to East Asia, cioè benvenuti nell'Asia dell'Est. E quindi andiamo a vedere un po' le prime impressioni. Nell'attesa di un tour completo di Hutan Pantai nella nostra prossima anteprima della mappa, godetevi qui sotto una selezione delle nostre prime impressioni. C'è ancora molto da mostrare e da raccontare, ma ci sono ancora alcuni edifici da ripulire con una mano di vernice fresca, strade da spazzare e alberi di ciliegio da piantare. Ci fanno capire che la mappa non è completa, forse questo è il motivo per cui non vediamo i pedoni. Qua ci sono nuove foto, non vi preoccupate, adesso andremo a vederle meglio con una qualità diciamo un pochino più alta. E poi qua dice il prossimo blog sarà l'omino che ride, dice boh, non ve lo diciamo. E io ho apprezzato molto questo, perché non ci spoilerano molto. Quindi guardate un po' quante belle fotine, non si sbottonano più di tanto, eh. Questa è una delle immagini che abbiamo visto ad inizio video, quindi bellissima, ci fa vedere tutta l'illuminazione della città notturna. Questa è la zona del faro, la zona insomma portuale della mappa. Probabilmente qui ci sarà anche un punto vendita, sarà questo stesso il punto vendita, perché qua vediamo la griglia, quindi trattasi sicuramente di punto vendita. Questa è la stradina con tutte le varie salite e qui vediamo subito un nuovo furgoncino. Non vedo il brand, però vediamo già questo bellissimo furgoncino. Qua è quella che secondo me è una zona un po' religiosa, un po' sacra, sono dei templi bellissimi. Poi qua vediamo il centro città con l'apetto, stavolta verde, quindi l'apetto si potrà sicuramente colorare di tutti i colori che noi vogliamo. Ritorna di nuovo questo camioncino, però questo secondo me è quello del traffico, questo è un camioncino del traffico, così come questo qua. Gli NPC che guidano i mezzi sembrano comunque più o meno gli stessi. Come vedete anche qui non c'è traccia di vita, diciamo, non c'è traccia di vita per le strade. Poi andando avanti vediamo già un nuovo mezzo, la Massey 8570, questa vecchia trebbia della Massey, quindi un parere mio questa sarà la nuova Deutz, cioè questa sarà la trebbia che avremo a inizio partita su tutte le partite di default, sicuramente ragazzi. E qua la vediamo trebbiare quello che dovrebbe essere orzo o frumento, comunque un cereale. E poi qua torna di nuovo il camioncino, io però... Ah, è Lizard, ecco perché non leggevo il brand, è Lizard. Un semplice camioncino Lizard in stile orientale e con la Iseki che va a trebbiare il riso. A me piace molto questa immagine perché chi come me ama le ambientazioni giapponesi, il Giappone, vedrà sicuramente i video di tanti ragazzi italiani bravi che vivono in Giappone e che su YouTube caricano video, no? E vediamo in quei video come spesso ci sono appunto queste risaie attaccate alle case e vengono raccolte proprio con questi macchinari piccoletti, anche più piccoli di questo in realtà. Quindi mi ricorda proprio quei video reali del Giappone dove si ha praticamente la risaia attaccata alle case. Ripeto, so bene che non siamo in Giappone, ma non stiamo nemmeno tanto lontani come cultura, come agricoltura e come cultura e coltura e cultura, ok? Quindi non stiamo tanto lontani, tanta roba raga, bella bella bella. Amici, fatemi sapere la vostra, che cosa ne pensate di questa mappettina, che cosa ne pensate della petto piaggio,
buttato là così? Insomma, voglio sapere tutta la vostra opinione. Quindi lasciate un commentino qua sotto, lasciate un bel likeino. Ovviamente da qui ad oggi, dei prossimi giorni, usciranno altri video, altri speciali. Chiacchiereremo, faremo un po' di chiacchiere su questa nuova mappina. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!